Il testo con Flash CS4, quante cose possiamo fare con questo programma? Tantissime, lo avete già capito in anticipo senza che ve lo dicessi io. Allora, per lavorare con il testo in Flash dobbiamo assolutamente, sembrerà una novità, selezionare lo strumento testo. Ma come lo utilizziamo in Flash? Bene, possiamo adoperarci per cliccare semplicemente una volta sul nostro stage e scrivere questo è un testo. Benissimo, quello che scopriamo subito è che Flash ci propone una sorta di bounding box, cioè di gabbia nella quale il testo viene inserito. Facendo l'operazione di portarci su questo pallino che troviamo nell'angolo in alto a destra, abbiamo la possibilità di ridimensionare manualmente la scatola, il box in cui viene contenuto il testo. Quindi questa è già una prima operazione che ci viene utile perché potremmo non sapere a priori che dimensioni dovrà avere la nostra gabbia di testo. Ma possiamo anche decidere di delimitare un'area specifica come semplicemente tenendo premuto il nostro pennino o tasto sinistro del mouse e andare a trascinare per delimitare quest'area specifica. Quindi riproponiamo il nostro, questo è un testo fatto con Flash CS4 e vediamo che con tutta probabilità il nostro testo è scomparso. Cosa possiamo fare adesso? Bene, sapete che ogni volta che attiviamo uno strumento di Flash nella barra, nella sezione dei pannelli di destra della nostra interfaccia si attivano tutte le proprietà di questo strumento. Quelle che ci interessano sono quelle relative al carattere, quindi al testo. La prima cosa che vogliamo valutare è la possibilità di dimensionare in maniera numerica o comunque manuale le dimensioni appunto del nostro box. Per esempio, andando a trascinare questa sorta di slider virtuale, oppure andando a doppio cliccarci sopra abbiamo la possibilità di inserire il valore preciso in pixel che deve avere la nostra gabbia. Ovviamente, trattandosi di testo, quello che possiamo fare è andare a selezionarci una famiglia di font che corrisponda alle nostre esigenze e quindi stabilirne uno stile, una dimensione e un colore, ok? Quindi queste sono operazioni che in realtà vengono assolutamente normali. Possiamo stabilire la spaziatura tra i caratteri in modo tale da fare il testo più o meno spaziato e ottenere gli effetti che ci interessano, stabilirne un colore di riempimento e stabilire anche che tipo di ammorbidimento, guardando questa parte della scheda, che tipo di ammorbidimento affibbiare al nostro testo? Che cos'è l'ammorbidimento? L'anti-aliasing è la possibilità di ammorbidire le curve del tracciato del testo in modo tale che risulti più gradevole da vedersi. Lo capiamo meglio togliendolo. Ecco, questa è la tipica visualizzazione del testo come si aveva sui vecchi dispositivi in cui non era possibile assolutamente effettuare questa operazione di ammorbidimento e avevamo i caratteri così scalettati. Flash però ci dà diverse possibilità di ammorbidimento, di anti-aliasing, a secondo del contesto in cui ci troviamo ad utilizzare il nostro testo. Noi per default selezioniamo l'anti-aliasing per la leggibilità in modo tale che sia tutto più gradevole. Ma non finisce qui perché il testo che noi creiamo in Flash CS4 per default è una sorta di testo vettoriale, quindi praticamente è un'immagine. Dalle ultime versioni di Flash questa cosa si può bypassare,
rendendo selezionabile il testo. Vediamo la differenza facendo un'anteprima con Enter, control maiuscolo. Vedete, questo è il testo normale di default di Flash e io non posso fare nulla su questo testo. Mentre se rendo selezionabile, faccio un'anteprima, vedete che ho la possibilità di renderlo letteralmente selezionabile e quindi fruibile anche dal punto di vista dell'usabilità. Questo non è una cosa da sottovalutarsi. Benissimo, continuiamo nell'esplorazione delle proprietà del testo e ci accorgiamo che possiamo, come in molti altri programmi da Word in poi, disporre il paragrafo a secondo del nostro gusto, della nostra necessità, sbandierando il testo, a sinistra, al centro, a destra, oppure forzandone la giustificazione. Gli stessi parametri che troviamo praticamente in tutti i programmi di videoscrittura sono a nostra disposizione, come il controllo dell'interlinea, i margini e via dicendo, ma la cosa che ci sembra particolarmente interessante, oltre naturalmente all'orientamento per cui possiamo disporre il testo nella maniera che più ci piace, girandolo in verticale, in orizzontale, eccetera, eccetera, possiamo assolutamente rendere una parte del blocco di testo o tutto il blocco di testo, adesso ce lo ridimensioniamo, assolutamente linkabile. Questa è una cosa non da poco, perché per esempio tutto questo testo potrebbe essere collegato in questa parte del pannello all'indirizzo http due punti doppia slash, indovinate un po', www.total-photoshop.com, e potremmo anche decidere in quale finestra del browser questo indirizzo venga aperto, se in una nuova finestra o nelle tipiche definizioni dei frame che possono essere scelti per la navigazione internet. Vedete che il testo in automatico viene sottolineato, ma questa situazione di linkare il blocco di testo può essere assolutamente centralizzata su un unico elemento del testo che possiamo collegare all'indirizzo web che più ci interessa, magari per esempio www.adobe.it, ok? In questo caso sarà solo e unicamente il testo che ho evidenziato a essere coinvolto dal punto di vista del linkaggio web. Beh, di operazioni con il testo ce ne sono tante, tantissime da fare con Flash. Questo è il primo assaggino che volevamo darvi. Adesso lasciamo la parola, anzi la battitura, a voi e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!